La debacle del Movimento 5 Stelle quanto ha contato per questa tornata elettorale? Beh, basta fare un po' di conti, qui non è questione politica, è questione di matematica. Nello stesso giorno il Movimento 5 Stelle ha il 13% alle elezioni europee e il 6 e poco più per cento alle elezioni comunali, cioè vuol dire che tanti elettori del Movimento 5 Stelle, e mentre con una mano facevano la croce sul simbolo del Movimento per le europee, con l'altra facevano la croce sul simbolo di una lista di Romizzi, perché questo 6%, 7 quasi per cento che ha perso il Movimento 5 Stelle è andato tutto ad arricchire, diciamo, il bottino già peraltro cospicuo di Romizzi. Questo ovviamente crea, secondo me, dei problemi al Movimento 5 Stelle, perché non è che è un dato negativo, è proprio una debacle storica, perché un anno fa stava al 24% il Movimento 5 Stelle e nello stesso giorno è passato dal 13 al 6,5%, quindi qualche domanda me la farei. Ma detto questo, non voglio limitare a questo la vittoria di Romizzi, che aveva messo in campo una coalizione molto forte con 8 liste, anche per creare, diciamo, una specie di cintura di sicurezza intorno alla Lega, che infatti non ha sfondato, e questa è stata, lo riconosco, un'operazione politica intelligente, e quindi, insomma, tutto questo ha portato a questo risultato, che naturalmente mi dispiace, ma non ci impedirà di riproporre di nuovo la nostra proposta per Perugia. Ecco, un'altra cosa che si può dire è che in campo praticamente ci siamo solo Romizzi e noi, che siamo intorno al 30%, perché non solo il Movimento 5 Stelle è sceso al 6% e poco più, ma tutti gli altri partiti, movimenti, candidati, gruppi, eccetera, nessuno dei 9, degli 8 candidati, a parte me e Romizzi, che si sono presentati a queste elezioni è andato oltre l'1%. Questo significherà però avere anche una buona rappresentanza in consiglio, ovviamente. È quello che spero, naturalmente. Adesso bisogna intanto che si concluda lo spoglio, che è ancora in corso. Vediamo quanti consiglieri riusciamo a eleggere. Io spero molti, perché nella mia squadra c'è gente veramente in gamba che può dire la sua sul futuro di questa città.